Hello there! Inizio questo video chiedendovi: cos'è la forza? Un campo energetico creato da tutte le cose viventi che mantiene unita tutta la galassia. Certo, ma si può dire che la galassia stessa sia la forza. E in ogni caso, non possiamo basarci solo su una singola definizione comunemente esposta dagli Jedi, guidati dalla loro visione. In una concezione più ampia, la domanda persiste. L'intera galassia lontana lontana si erge su questa domanda e possiamo parlare di eventi canonici, dettagli riconosciuti, lore importantissima e concreta, senza comunque allontanare quella che resta una realtà sulla forza, ovvero che la forza continua a essere un quesito. Molte culture hanno riconosciuto, percepito e studiato la sua esistenza, ma la forza, per noi, per gli Jedi, per i Sith, per chiunque, rimane e rimarrà sempre un mistero. Portare la verità assoluta, dunque, non è possibile. Chi afferma il contrario mente, ma pur non essendo abbastanza per svelare ogni segreto, la conoscenza che abbiamo al riguardo è davvero tanta. E attraverso questo sapere, mi impegnerò al massimo per trattare con chiarezza un argomento importante e delicato come questo nel modo più completo possibile. Ovviamente, basandomi solo su informazioni canoniche, ma esponendo anche il mio punto di vista, e dunque, dandovi soprattutto i mezzi per farvi un'idea tutta vostra eventualmente. Certo, il Gran Maestro Yoda avrebbe da ridire sul mio voler provare a spiegare ciò che è la forza, ma suppongo che almeno in questo caso non potrebbe contestare il termine, poiché farlo nella sua completezza è un'impresa in cui persino lui fallirebbe, lui che insieme a R2-D2 ha esplorato i misteri della forza come pochi altri, e ciò nonostante non è onnisciente e viene limitato dall'arcaica visione degli Jedi. Cominciamo dunque a esplorare insieme la lore e l'intera storia conosciuta della forza e della galassia, proprio da dove tutto sembra essere iniziato. Un universo, molte galassie nello stesso, e tra queste, la galassia. Quella lontana lontana dove ciò che a noi appare distante è in realtà concreto. Qui la forza risiede nella sua completezza, e per quanti sistemi, stelle e pianeti possano essere contati, lei scorre attraverso lo spazio, toccando ognuno di loro in entrambe le sue forme. La forza vivente, che vive attraverso tutto ciò che viene considerato appunto vivente, e la forza cosmica, che mantiene unito tutto ciò che rientra nel suo abbraccio. Questi due aspetti sono parte della forza in egual modo e ne estendono la presenza in quanto entità, rendendo chiaro che non si tratta di una sorta di divinità astratta, ma di una silenziosa e invisibile guardiana che attraverso le sue forme vive assistendo le energie presenti nella galassia, energie tanto potenti da dar modo alla vita di assumere una nuova forma, sempre legata alla forza cosmica e accompagnata dalla forza vivente, ma finalmente una forma in grado di coniugarle, permettendo loro di comunicare allo stesso momento con gli elementi che compongono la galassia e che l'avrebbero popolata nel tempo. Nel cuore della galassia, su un misterioso pianeta che è possibile definire la sorgente della vita, la nascita dei Midichlorian ha dato il via alla storia che conosciamo. I Midichlorian sono una microscopica forma di vita che si trova in tutte le cellule viventi e sono simbionti di esse. Senza di loro non esisterebbe la vita per come concepita comunemente e non sarebbe possibile una consapevolezza della forza. In ogni istante possono parlare e comunicare il volere della forza. Questa descrizione non sarà certamente nuova alle vostre orecchie, ma ci tengo a esplorarne un dettaglio implicito e fondamentale che spesso viene ignorato. I Midichlorian non sono la forza. I Midichlorian sono esseri viventi senzienti in grado di comunicare con la forza, facendo da tramite tra la forza vivente e quella cosmica, permettendo quindi una conseguenziale comunicazione con gli organismi che vivono in simbiosi con queste microscopiche creature. La forza rimane la forza. I Midichlorian rimangono i Midichlorian e tutti coloro che vivono possono percepire la prima grazie alla presenza dei secondi. Sono dunque elementi complementari, i secondi sono un'estensione della prima. L'evoluzione delle molteplici forme di vita che abitano la galassia è stata accompagnata dai microscopici organismi per decine di migliaia di anni, forse eoni prima di arrivare alle storie a noi note. Il loro fondamentale luogo d'origine rimarrà un epicentro importante e verrà a tempo debito presidiato dalle entità note come sacerdotesse della forza, rappresentazioni della connessione tra forza vivente e forza cosmica. Pur se apparentemente separate, le sacerdotesse potrebbero essere una singola entità viva attraverso la forza, ma non ci è dato saperlo, così come non ci è dato conoscerne l'origine che in ogni caso, pur risalendo a tempi distanti, non sembra essere la nascita più remota di un individuo ed essere complesso. Abbiamo avuto modo di approfondire un'entità che plausibilmente risale a un'era molto più lontana, e noi lo conosciamo come il padre. Non sappiamo molto al riguardo, ma il suo fortissimo legame con la forza è una certezza. Il suo, come quello dei suoi figli, la primogenita, nota come la figlia, e il secondogenito, il figlio.
Questi individui si mostravano incredibilmente abili con le arti a cui erano più affini, rimanendo comunque fruitori della forza, importanti ricettacoli, se vogliamo gestori di alcuni dei suoi aspetti. Ma non sono una mera incarnazione della stessa. Ignari dei loro primordi, sappiamo solo che hanno vissuto per ere su Mortis, una dimensione eterea connessa alla forza, la cui posizione è sconosciuta. Forse nemmeno stabile, potrebbe risiedere al di fuori della galassia lontana lontana o addirittura al di fuori dell'universo fisico. Entrare in quest'area, da quel che sappiamo, è possibile solo quando essa stessa sceglie di farvi accedere un individuo e forse potrebbe addirittura essere il luogo d'origine della forza stessa. Qui la famiglia avrebbe passato millenni in conflitto per via della diversa natura dei due figli e questo ci porta al prossimo aspetto fondamentale della forza, il dualismo. Mentre il padre attingeva dalla forza in equilibrio e armonia, i suoi due figli abbracciavano un singolo aspetto della stessa. La prima ne accoglieva il lato più gentile, il lato chiaro, mentre il secondo si lasciò guidare dal lato più egoistico, il lato oscuro. Queste due realtà convivono come parti di un uno, ma perché possano restare in armonia è necessario equilibrio. Un aspetto che viene costantemente inseguito dalla forza stessa, poiché garantire la vita richiede questo equilibrio. Le due rappresentazioni più note del lato chiaro e del lato oscuro chiariscono questo concetto abbondantemente con una semplice simbologia. Possiamo notare infatti che le forme che vanno a comporli sottolineano una superiorità sull'elemento in contrasto, ma al contempo sottintendono l'inclusione parziale dei suoi aspetti. Il lato chiaro racchiude parte del lato oscuro e il lato oscuro racchiude parte del lato chiaro. Senza equilibrio, la forza si troverebbe costretta a guidare la crescita dell'uno a scapito dell'altro per ritornare a un flusso stabile, ristabilendone le correnti. Queste correnti non destarono grandi preoccupazioni fin da subito. Iniziarono a scorrere con più energie solo successivamente alla nascita delle civiltà nella galassia, che evolvendosi culturalmente, iniziarono a toccare la forza in alcuni luoghi più che in altri, spesso guidati da elementi e creature della natura circostante, fortemente legate alla forza. È qui che la storia della forza si evolve, diventando una storia non più sua e solo sua, ma legata indissolubilmente a quella della galassia. Con i suoi popoli, le sue razze e i suoi pianeti che si svilupparono indipendentemente. Un punto cardine per definire questo cambiamento è lo studio dell'abilità dei Purgil, creature biologicamente in grado di percorrere le rotte iperspaziali. Replicando la loro abilità naturale, l'avvento dell'iperguida offrì le chiavi della galassia ai popoli più evoluti che, potendo viaggiare quasi senza frontiere, ebbero modo di condividere le proprie conoscenze con sempre più culture e società che a parsec di distanza erano cresciute spesso con una costante ad accompagnarle. Tanti diversi nomi, ma anche forme e rappresentazioni, che potevano essere ricondotte sempre a quella che conosciamo come la forza. Per l'antica cultura Zeffo era il vento della vita, per i Dianoga era essa, per le sorelle della notte datomeriane, la loro magia, per i mustafariani la corrente della vita, e per i Lasat l'Ashla, che come molte altre culture veniva definita lo spirito della galassia. Questi erano solo alcuni dei molti nomi che nel tempo sono stati dati alla forza, il tutto dipendentemente dalla cultura e dal modo in cui la stessa la percepiva. Tra i citati, gli Zeffo e le sorelle della notte sono coloro che sono stati in grado di approfondire la forza al punto da basare la loro stessa civiltà sui poteri attribuiti alla sua influenza. Ma anche i Lasat vantavano una conoscenza profonda e hanno sviluppato tecnologie apparentemente guidate proprio dall'Ashla. Tale definizione viene usata anche dal Bendu, un'entità molto potente nella forza che rivendica la sua posizione centrale tra l'Ashla e il Bogan, quello che in termini comuni definiremmo il lato oscuro. Potreste avermi già sentito usare questi termini in altri video, poiché personalmente trovo sia un modo più neutrale e al contempo più chiaro per riferirsi ai due diversi aspetti della forza, considerando che tendenzialmente quando parliamo del lato chiaro, per noi è semplicemente la forza, mentre il lato oscuro viene definito tale come a separarlo, a scostarlo da quella che idealmente è legata al bene per via delle visioni di tutte queste civiltà che hanno iniziato a studiare e approfondire e che immagino per istinto, nella maggior parte dei casi hanno preferito accogliere ciò che dava energia positiva e costruttiva. Definendo le due parti Ashla e Bogan invece, parliamo di due diversi nomi che sì, possono essere oggetto comunque di visioni soggettive e indicative di bene e male, ma vengono messe quasi sullo stesso livello con un nome proprio a distinguerle, e non con un singolo nome che contiene due concetti ma che intende rinnegarne uno. Ovviamente questo è sempre frutto di una visione comune sviluppata nel tempo, che spesso si è trasformata in un modo per presentare la forza come benevola. È sicuramente innegabile che pur se impegnata nella ricerca dell'equilibrio, la forza sia stata imparziale nel suo percorso e tende spesso a favorire la via più luminosa, ma in modo coerente ai suoi intenti.
Se infatti volessimo semplificare il lato chiaro accostandolo alla vita e il lato oscuro invece alla morte, lasciare il controllo al secondo distruggerebbe ciò per cui la forza lotta ogni giorno, rendendo impossibile ristabilire l'equilibrio e finendo per distruggere al contempo ogni aspetto della galassia. L'ombra, dopo tutto, non è che un costrutto della luce e senza più luce, in un certo senso cesserebbe di esistere anch'essa. Accomunare il Bogan all'ombra, oltretutto, è piuttosto appropriato in determinate occasioni, poiché il lato oscuro ha assunto un significato spesso parallelo al male, ma in realtà possiamo dire che il nome derivi dall'approccio di chi ne fa uso, occulto, nascosto e nebuloso, differente dall'idea di luce affibbiata invece al lato chiaro, un'idea che porta alla glorificazione di questo aspetto e dunque rende l'Ashla quella che consideriamo l'aspetto più rassicurante della forza, un'idea che dà sollievo e speranza in ogni momento e che dunque è più comunemente oggetto, oltre che di studio, di culto e venerazione. Tra i molti, solo alcuni culti sono cresciuti e si sono fatti strada nella galassia, come ad esempio i Guardiani dei Wills, ma uno solo nel tempo è stato in grado di conquistarla, poiché grazie a capacità fuori dal comune, i suoi membri hanno iniziato a sfruttare la forza per accrescere le loro abilità al servizio di scopi illuminati superiori, come il mantenimento della pace e della sicurezza sui molti pianeti. Questi individui, in parte eredi del gruppo noto come Dai Bendu, si sono presto riuniti sotto un singolo vessillo, uniti da capacità e ideali, e dando inizio a un'organizzazione con lo scopo di crescere e poter ampliare il loro raggio d'azione nel tempo, diedero vita a quello che noi conosciamo come l'Ordine Jedi. Con questo, l'esposizione della storia della Forza e della Galassia è sostanzialmente completa, poiché con la fondazione dell'Ordine il tutto è più noto e lineare, e non essendo un video dedicato alla storia dell'Ordine Jedi o ai Sith, approfondire non è indispensabile, dando alcuni punti cardine solo per accompagnare il discorso sull'importanza dell'equilibrio per la Forza. Durante il periodo della Vecchia Repubblica, con la crescita dell'Ordine, scismi e disaccordi divennero inevitabili e nel periodo noto come l'Oscurità dei Cent'anni, l'esilio di uno Jedi interessato agli aspetti del lato oscuro della Forza portò alla nascita dei Sith. Una seconda parte che per sua natura però si è evoluta con intenti distruttivi e a volte autodistruttivi ha portato a una guerra tra le due diverse fazioni. Una guerra durata millenni e conclusa con la distruzione quasi totale dei Sith e la conseguenziale scalata al potere degli Jedi, innalzati a protettori della galassia e prosperati per secoli fino ad arrivare al loro apice nel periodo dell'Alta Repubblica. Ciò che gli Jedi non sapevano è che i Sith, nell'ombra, hanno perseverato nelle loro arti, tramandandole di generazione in generazione, come due soli individui, un maestro e un apprendista. Un ciclo perpetuo che ha permesso loro di nascondersi, sopravvivere e infine, al momento propizio, quando la luce degli Jedi divenne labile e fioca, corrotta e inconsistente, la Forza dovette acconsentire e guidare ciò che potremmo considerare un correttivo, voluto proprio in nome dell'equilibrio, in grado di dare il via al bilanciamento. La chiave di tutto, in fondo, rimaneva sempre in mano alla Forza, che guida il destino della galassia ed è l'unica in grado di interferire con gli eventi quando costretta. Una delle chiavi più importanti possedute dalla Forza è stato per esempio il mondo tra i mondi, un luogo vincolato al suo potere che esiste al di fuori del concetto di tempo e spazio e che guida chi ha motivo, coscienza e saggezza per usarlo alla sua scoperta, permettendo interventi drastici utili a ristabilire il percorso verso l'equilibrio quando necessario. Nella storia della Forza, però, la chiave più importante è stata la nascita di un singolo individuo concepito dalla stessa, cresciuto dalla sua vita sia con lo scopo di guidare la caduta dell'Ordine Jedi che con quello di distruggere i Sith una volta per tutte, ristabilendo così il tanto atteso equilibrio e liberando la galassia da forze che con il tempo si erano dimostrate invasive, richiedendo un nuovo punto di partenza, libero da freddi precetti e illuminato dalla speranza. Che cos'è dunque la Forza? Concorderete con me quando affermo che dopo tanto parlare di galassia, storia e culture, nulla è cambiato. Questa domanda ha un peso immenso e ingestibile, poiché la grandezza del concetto di forza tocca troppi aspetti diversi. Che abbiate scoperto con me alcuni dettagli o che abbiate solo ripassato ciò che già sapevate, non c'è modo di usare tutta questa conoscenza che ho cercato di esporvi nel modo più completo possibile per dare una risposta definitiva, ma senza dubbio tutto questo può aiutarci a farsi un'idea personale. Ecco il mio pensiero. La forza è dualismo, dunque creazione e distruzione, dunque vita e morte, dunque natura. La natura e tutto ciò che la compone e che può essere definito vita sono la più pura rappresentazione della forza e in questa definizione non rientrano solo gli organici. La forza tocca ogni sua creazione anche quando è indiretta ed è stato dimostrato in molte occasioni.
Per esempio, i cristalli Kyber che alimentano le spade laser sono cristalli, certo, ma in grado di comunicare tra loro e sempre fortemente legati alla forza. Vantano una coscienza collettiva e possono essere definiti parzialmente senzienti, tutti fattori che bastano a definirli vivi. I midichlorian non possono scorrere in loro come in una creatura, e lo stesso potremmo dire per un droide. Pertanto non potranno parlare con la forza come farebbe uno Jedi, ma non per questo la forza cosmica non li accompagnerà nel loro percorso. Su tutti, quando parliamo di R2-D2, negare un legame con la forza sarebbe assolutamente folle. Ha avuto un ruolo centrale in così tanti momenti nella storia dell'equilibrio galattico che bastano da soli a chiarire la mia affermazione, ma se non bastassero a convincervi del mio pensiero, posso citare il popolo Kakran, una civiltà viva in modo diverso da quella che è la concezione più comune di un organico, ma ciò non di meno, viva. E attraverso un contatto con un droide riescono a percepirne i trascorsi e le memorie, non per mezzo di tecnologie, ma con un processo naturale che permette loro di ripercorrere le memorie di una vita. Questa concezione della forza come natura scala poi in via proporzionale al nesso che si ha con essa, poiché tutto ciò che è più immerso nella natura trascende ulteriormente il legame con la forza dato dall'essere in vita. Dipendentemente dal luogo abitato e dalle necessità circostanziali, è possibile che un essere sia fortemente immerso nell'Ashra o che invece sia affine al Bogan, ma quando si tratta di natura, tendenzialmente una creatura si mostrerà neutrale, poiché più vicina alla forza è alla sua costante ricerca di equilibrio. Pensiamo alla storia del pianeta Lothal, un luogo ricolmo di natura che per anni ha continuato a vivere indisturbata, persino sotto il controllo imperiale inizialmente è rimasta al sicuro. La natura e, per estensione, la forza non è interessata alla politica. Ma quando è il pianeta con ogni sua creatura a finire in mezzo alla distruzione causata dall'impero, dopo più di un secolo i Lotlupi sorgono, si avvicinano alla causa ribelle e al fianco dello Jedi Ezra Bridger combattono per la liberazione della propria casa nella loro ritorsione contro l'impero. Persino i Purgil come parte della galassia adempiono al loro ruolo e insieme alle creature native del pianeta riportano equilibrio e la natura, la forza, viene salvata. Lothal torna alla pace. Questa è la forza per me. Lo spirito della galassia che con saggezza guida tutto ciò che rientra nel suo abbraccio perché possa continuare a esistere seguendo il suo ciclo, la manifestazione al contempo concreta e astratta della natura, in ogni suo aspetto, in una sola parola, con un solo nome, la forza. Che argomento immenso. Ciò che avete appena visto è quello che ritengo probabilmente il video più impegnativo che io abbia fatto da quando ho iniziato a lavorare al canale e mi auguro che sia di vostro gradimento, sia in termini di utilità che in termini di intrattenimento. Concorderete con me quando dico che trattare un argomento come questo è davvero difficile, è molto sensibile e delicato, ma volendo comunque trattarlo prima o poi, non avrei avuto un giorno migliore del 4 maggio per portarvelo, quindi eccoci qua. La giornata dedicata alla forza e alla galassia lontana lontana di cui tanto amiamo discutere, celebrata qui da un video per omaggiare la forza e fare una sorpresa a voi. Nella speranza di poterla definire una sorpresa gradita, vi invito a condividere tra i commenti i vostri personali pensieri a riguardo, la vostra visione e tutto ciò di cui volete discutere dopo aver visto il video restando con me fino alla sua conclusione. Vi do appuntamento ai video dedicati agli episodi finali di Clone Wars e vi ringrazio per avermi seguito in questa complessa esplorazione. Alla prossima e oggi più che mai, che la forza sia con voi.